mobilitazione attraverso una conferenza stampa, non sono a te, un po' in tutta Italia, per dire no grazie al nuovo governo a guida Mario Draghi. Perché? Sì, oggi Rifondazione Comunista ha indetto una mobilitazione nazionale in tutta Italia e noi abbiamo organizzato questa conferenza qui a Teramo per dire no all'ipotesi di un nuovo governo a guida Mario Draghi. Intanto ricapitoliamo un attimo come siamo arrivati in questa situazione. È bene che siano chiare le responsabilità. Matteo Renzi, in piena crisi pandemica, in un momento nel quale il nostro paese conta 90.000 morti, una situazione drammatica dal punto di vista sanitario, economico e sociale, si è assunto la responsabilità di far cadere un governo e quindi di lasciare il paese senza una guida. E prendiamo atto che i partiti che componevano quella maggioranza di centrosinistra sono stati adesso incapaci di rimettersi insieme, di ridare di nuovo un governo a questo paese e quindi di trovare loro una soluzione. E quindi cos'è successo? È successo che arriva il pilota automatico, arriva da parte dei poteri forti, arriva da parte delle banche, dell'Europa. Mario Draghi, cosa dire su di lui? Ormai lo conosciamo molto bene. Mario Draghi, diciamo, ha fatto partire il suo nome un coro politico mediatico di esaltazione della sua figura. Rifondazione Comunista invece si oppone a questo coro e denuncia all'opinione pubblica le tante colpe di errori che ha commesso questa persona nel suo percorso. E di cosa dovremmo ringraziare Mario Draghi? Quali sarebbero i suoi meriti? Forse quelli di aver contribuito alla svendita del patrimonio pubblico italiano mentre era sul Panfilo Britannia. Dovremmo ringraziarlo delle sue operazioni in Goldman Sachs oppure di quando da presidente della BCE ha gestito in pessimo modo la crisi, mettendosi nei panni dalla parte della troica, dei poteri forti, e quindi strozzando i paesi che si erano indebitati. Oppure di quando scrisse quella bella letterina all'Italia nel 2011 dove chiedeva, e poi Monti al governo ha realizzato quello che Draghi gli aveva chiesto, di tagliare le pensioni e lo Stato sociale, dando vita a una vera e propria macelleria sociale. Quando chiedeva la legge Fornero, ovvero l'innalzamento dell'età pensionabile, mandando la gente in pensione a 70 anni, e poi lo hanno realizzato, oppure una cosa gravissima, il pareggio di bilancio in Costituzione, ovvero il fatto che gli stati non possano più fare debiti, e quindi diciamo è una figura che conosciamo molto bene e noi assolutamente la rifiutiamo. E a questo punto, come Rifondazione Comunista, noi siamo fuori dal Parlamento, non possiamo che denunciare questa situazione e dire che il Paese ha bisogno di risposte immediate. Noi siamo in piazza per costruire e lanciare una mobilitazione, per fare opposizione politica e sociale nel Paese. C'è bisogno di assolutamente estendere il blocco dei licenziamenti, degli sfratti, di prorogare la cassa integrazione, quindi di dare una risposta, un reddito a tutti i cittadini che sono rimasti senza un reddito. E da comunisti siamo in piazza per dire assolutamente no all'ipotesi di un governo a guida Mario Draghi.